Come hai fatto a trovarmi? La mela che hai rubato a Mario Auditore ha condotto fin qui. Uccidetelo! Uccidete l'assassino! Fate a pezzi quel maledetto bastardo! Servono munizioni. A cavallo si viaggia più rapido. C'è qualche bella storia su Cesare Borgia? Stai scherzando? Era famigerato. Senti qua, nel 1502 i suoi capitani si ribellarono. Lui fece loro delle concessioni e tornarono nell'esercito. Poi, alla vigilia di Capodanno del 1503, li convocò in una stanza a Senigallia. Li fece arrestare tutti quanti. Due furono legati insieme e strangolati da Micheletto sul posto. Gli altri finirono in catene e uccisi qualche settimana dopo. Però... la cosa sorprendente è che Cesare era stato talmente gioviale e gentile nei mesi precedenti che nessuno se lo aspettava. Machiavelli lo definì il maestro dell'inganno. Dunque Cesare era molto riservato. Sì, altro che, tranne quando si trattava di sesso, stranamente. Dopo il suo matrimonio inviò una lettera al Papa con descrizioni esplicite della sua prima notte di nozze. Stando alla lettera, Cesare e la sua moglie francese lo fecero 8 volte. Beh, un pensiero carino. Cosa? Mandare al Papa una lettera sulla prima notte di nozze, sai, per dargli un assaggio della vita. Beh, sì, sembra abbastanza plausibile. Cesare, sei in trappola ormai. Non hai dove fuggire. Fatti sotto, dunque! Io non posso morire. La fortuna non mi abbandonerà! Io sono il miglior combattente di tutti i tempi! Stai indietro! La sconfitta non fa per me un auto! Eccolo! Roma! L'Italia! La Spagna! Saranno tutte mie! Il trono era mio. Desiderare qualcosa non equivale ad averne diritto. Che ne sai tu? So che un vero capo serve coloro che governa. Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescati in pace. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Allora ti lascerò nelle mani del fato. Il trono era mio. Che ne sai tu? Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Non puoi uccidermi!
Nessun uomo può uccidermi!